Buenas noches, amigos Asprellas de todo el mundo. Un orario strano e un'ambientazione strana per una puntata di Top e Flop ancora più strana, perché non ci sarà Lollo e non sarà facile sostituirlo. E soprattutto, ragazzi, io non ci sono quasi più abituato a commentare una vittoria, tra l'altro una bella vittoria di squadra, sofferta, in una partita meno semplice di quel che si possa pensare. Allora, io però partirei subito dai flop, perché come Don Vito Corleone io le cose che non vanno preferisco affrontarle subito. Al terzo posto io metto il nostro, mio malgrado, perché è un giocatore che stimo, metto il nostro polacco Benedini, il nostro Benek. Perché? Perché è vero, ha l'alibi di giocare fuori ruolo, in una posizione non sua, ma è pur sempre un ragazzo giovane di 20 anni che si sta giocando la possibilità di una carriera da professionista, e quindi, cavolo, cioè io mi aspetto tanto di più da lui, ma tanto di più, tantissimo. Vorrei che ci mettesse più grinta, più impegno, invece sembra molto molle, quasi svogliato o sfiduciato, ecco, più che svogliato. Parte una bella torre per la rovesciata di Franco, nulla più. Al secondo posto mettiamo Mann, che ha sicuramente meno alibi di Benek, ha giocato nel suo ruolo, ma a differenza della partita di Pisa, la cui prestazione io salvo, ieri sera niente di buono, ma nulla, molto anche lui svogliato, inconcludente, ha sbagliato poi parecchi dribbling, ha perso palloni, non mi è piaciuto. E non me ne voglia Caselli, ma per me il peggiore in campo del Parma è stato proprio lui, Simonsson. A parte il tacco incantatore, non ha fatto nulla, anzi ha rallentato tantissimo la già non frezzantissima manovra del Parma, ha perso molti palloni, ha sbagliato tanti passaggi anche semplici, quindi non possiamo promuoverlo. Mentre invece è più complesso per una volta la scelta di Top per una questione di abbondanza, e quindi non vogliatemene, ma al terzo posto premio due giocatori in contemporanea. Voglio premiare Cobout e Drissa Camara, perché tutti e due da subentranti sono stati in grado di incidere. Cobout è entrato molto concentrato, l'ho visto molto sul pezzo. È vero che la regina non ha un attacco devastante, però ha giocatori bravilini e veloci che potevano metterlo in difficoltà subito quando è subentrato, e si è aggiustato bene. E ancora meglio è andato quando la regina ha provato a mettere su Gori e altri giocatori, diciamo, di una certa fisicità. Camara ha dato in là all'azione del gol con un meraviglioso colpo di tacco, ha messo in difficoltà, seria difficoltà la regina, ha vinto anche contrasti, ha saltato l'uomo, ci è piaciuto. Al secondo posto io metto una coppia di senatori, più per questioni anagrafiche che di appartenenza a questo gruppo, ovvero Ansaldi e Gigi Buffon, che hanno dato un contributo fondamentale. Gigi, signore, ha fatto una paratona nel primo tempo, una meravigliosa uscita bassa che non vi dico andatevi a rivedere, perché non so perché, ma gli highlights non la mettono, e che è stato decisivo, nessuno l'avrebbe mai più risollevato quella partita. E Ansaldi, ragazzi, lui in campo quando ce n'ha, è vero che ha un'autonomia limitata, ma finché c'è, in B fa una differenza enorme, cioè su quella fascia non passa nessuno, non attaccano, e attacca lui invece. E infatti da una sua iniziativa assieme a Camara è scaturito un bel gol del nostro primo top di oggi, che è sicuramente Franco Vasquez. Ragazzi, ha giocato un'infinità di palloni, si è fatto veramente un culo quadrato e ha segnato un bel gol, ma soprattutto è stato veramente il faro e il riferimento della squadra, cioè in ogni momento quando c'era una palla difficile da gestire, da controllare, nel dubbio i compagni la passavano a Franco, e questo nell'economia della partita ha pesato molto. Quindi iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i nostri social e non perdetevi i vari appuntamenti, e se vi è piaciuto questo video mettete like, portate pazienza, dalla prossima probabilmente tornerà Lollo, non vi preoccupate. Ciao amigos Asprellas, buenas noches.